1.21, buonasera, ultima edizione del nostro telegiornale, 42esimo giorno di guerra in Ucraina, si combatte pesantemente sul fronte orientale, mentre emergono testimonianze di nuovi orrori dalle città devastate dopo la ritirata dei soldati russi. Il servizio da Borodianka. Ci dirigiamo a Borodianka, 50 km da Kiev, con una unità dell'esercito ucraino. Lungo la strada i segni dei combattimenti, colonne di mezzi russi distrutti dai droni, auto carbonizzate, carri armati in cui è ancora visibile la V, segno distintivo dell'offensiva russa in Ucraina. Percorriamo chilometri di strada sterrata e fangosa. Da qui devono passare anche i mezzi di soccorso, la Croce Rossa, le ambulanze che devono evacuare i civili dalle zone appena liberate dopo 40 giorni di occupazione. Borodianka si presenta così: le bombe hanno distrutto interi palazzi lungo questa via che attraversa il paese, nemmeno un edificio è stato risparmiato. I vigili del fuoco scavano a mano tra le macerie cercando i cadaveri. Qui vivevano decine di famiglie, ancora troppo presto per fare il bilancio dei caduti. Il sindaco Gheorghi Iercu ha dichiarato che sotto le macerie potrebbero esserci 200 persone. Quando è iniziata l'invasione, dice Ivan, ho portato via mia madre e i miei figli. Mio padre, che ha 96 anni, non è voluto venire. Sono anziano, ha detto, lasciatemi qui. Da quel giorno ho cominciato ad evacuare i civili, ma dopo 3 tentativi i russi non mi hanno fatto più entrare. Il giorno della liberazione sono tornato a prendere mio padre. È uscito di casa per la prima volta e ha detto, questa non è una guerra, è la catastrofe del nostro popolo. I volti di Borodianka sono terrorizzati, vivono ancora tutti al freddo, le notizie dall'esterno arrivavano solo da una piccola radio che erano riusciti a nascondere. Irina Zelenka sta ritirando la sua busta di cibo. Quando sono entrati in casa mia mi sono inginocchiata e ho detto non uccideteci, almeno lasciate stare i bambini. Irina ha visto i cecchini sparare su un uomo che cercava di scappare, ha provato a uscire per estrarre il corpo dalla macchina. Le hanno puntato il fucile addosso, allora si è sdraiata ed è tornata a casa strisciando. Hanno costretto tutti a indossare una fascia sul braccio per identificarci, dice. Mi sembrava di essere tornata indietro di 70 anni, ma la mia paura più grande non era morire, era che ci avrebbero lasciati soli. E arrivano nuove sanzioni contro Mosca da Stati Uniti, Unione Europea e Gran Bretagna. Il presidente degli Stati Uniti Biden annuncia che per accrescere l'isolamento economico di Putin saranno vietati nuovi investimenti americani in Russia. Londra blocca l'acquisto di carbone e petrolio russo, mentre l'Unione Europea trova l'accordo su un quinto pacchetto di sanzioni. Washington e Londra vanno avanti sulla linea dura. Sono le due maggiori banche russe, Sberbank e Alfa Bank, gli obiettivi delle ultime sanzioni contro Mosca annunciate dal presidente americano Biden, e la Gran Bretagna ha deciso di interrompere entro l'anno l'importazione di carbone e petrolio. Anche le due figlie del presidente russo Putin sono state colpite dal blocco dei beni. La Casa Bianca sostiene che il leader del Cremlino ed altri oligarchi nascondano le proprietà nei conti dei familiari. Nelle prossime ore toccherà all'Unione Europea invece dare il via libera al nuovo pacchetto di misure, ma su diversi aspetti i 27 rischiano di dividersi, a partire dagli aspetti tecnici. Il blocco delle forniture di carbone da parte delle aziende europee potrebbe infatti far scattare penalità che avvantaggerebbero paradossalmente l'economia russa. L'intesa poi è ancora più difficile sul gas, come chiesto da Vladimir Putin. L'Ungheria di Viktor Orbán, dopo il trionfo del Premier nel voto di domenica scorsa, pagherà gli acquisti in rubli, mentre la Germania, fortemente dipendente dal metano russo, sta ancora valutando la situazione. Al contrario, la Polonia e i paesi baltici chiedono di prendere una posizione più rigida contro Putin. La Commissione europea cerca soluzioni per evitare il rialzo dei prezzi energetici e coinvolgere anche Berlino. Un'ipotesi è quella di un fondo bloccato dove versare i pagamenti del gas che verrebbero girati a Mosca solo con il ritiro delle truppe dall'Ucraina. Il rublo intanto ha cancellato le perdite nei confronti di dollaro ed euro subite in queste settimane, tornando sui livelli precedenti il conflitto. Ma le decisioni occidentali sono state duramente criticate dalla Cina, che
accusa gli Stati Uniti di terrorismo finanziario per le sanzioni. Washington, secondo Pechino, è il principale responsabile dell'origine della guerra in Ucraina, con la linea dell'allargamento della NATO verso est. Fornire altre armi a Kiev è come gettare benzina sul fuoco del conflitto, ha annunciato il Ministero degli Esteri cinese. Quanto alle immagini delle vittime di Bucha, l'origine dell'incidente per Pechino deve essere ancora scoperta e le questioni umanitarie non dovrebbero mai essere politicizzate. Le notizie dall'Italia adesso, via libera all'unanimità al DEF dal Consiglio dei Ministri. Il governo taglia la crescita del PIL programmatico al 3,1%. 5 miliardi andranno a nuovi aiuti per l'economia ed è ancora scontro sulla delega fiscale. Faremo tutto ciò che è necessario per aiutare le imprese e le famiglie all'interno di una cornice europea e di sostenibilità dei conti, ma la disponibilità del governo è totale. Sono le parole con cui il Premier presenta in conferenza stampa il DEF, il documento di economia e finanza, approvato all'unanimità dal Consiglio dei Ministri poco prima. Siamo molto consapevoli del rischio di un impatto sociale, anche legato all'aumento dell'inflazione, aggiunge Mario Draghi, ma siamo pronti ad intervenire. Nelle prossime settimane comprenderemo meglio l'intervento e come finanziarlo. A inizio anno, spiega ancora, i conti del Paese erano molto buoni, grande la fiducia dei cittadini, ma l'attacco della Russia all'Ucraina ha cambiato tutto. Infatti a ottobre era prevista una crescita per il 2022 del 4,7, ora invece rivista al ribasso al 2,9%. Un momento difficile e anche per questo il Premier chiede coesione ai partiti che lo sostengono. Un'unità che, dice, anche i cittadini vogliono, dobbiamo fare come è stato fatto con la pandemia. Eppure le voci critiche dalla maggioranza non si fanno attendere. Conte per i 5 Stelle dice: le scelte del DEF sono condivisibili, ma i 5 miliardi per interventi per famiglie e imprese sono insufficienti, serve uno scostamento di bilancio. Un'eventualità però è esclusa dal ministro Franco, che ripete no a nuovo debito. La Lega, che teme l'aumento delle tasse, invece mette nel mirino la delega fiscale. Non ci sono le condizioni al momento per approvarla. Chi cercherà forzature senza accordo di maggioranza si prenderà la responsabilità di mettere in difficoltà il governo. Sia la quarta dose, ma solo per gli over 80, questo è il parere espresso dalla task force congiunta dell'EMA, l'Agenzia Europea per i Medicinali, e dell'ECDC, il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. I dati scientifici a disposizione finora non bastano a considerare la somministrazione del nuovo richiamo aggiuntivo per tutta la popolazione. Le autorità nazionali esamineranno i dati sul territorio per decidere se utilizzare una quarta dose nelle categorie di persone a rischio più elevato. Condannato all'ergastolo Paolo Bellini per l'accusa, il quinto attentatore della strage di Bologna, costata la vita a 85 persone il 2 agosto del 1980. In via definitiva erano già stati condannati gli altri ex NAR, Mambro, Fioravanti, Ciavardini e Cavallini, quest'ultimo solo in primo grado. C'è una nuova condanna in primo grado all'ergastolo per la strage di Bologna. Paolo Bellini, 68 anni, ex avanguardia nazionale, già coinvolto nelle indagini dei primi anni 80, è stato condannato come quinto autore di quell'atroce attentato in cui morirono 85 persone e ne rimasero ferite 200. In via definitiva erano già stati condannati gli altri ex NAR Mambro, Fioravanti, Ciavardini e Cavallini, quest'ultimo solo in primo grado. Bellini era stato imputato dopo che la Procura Generale aveva avvocato l'inchiesta sui mandanti che vedeva accusati ma non processabili perché già deceduti il capo della P2 Licio Gelli, Umberto Ortolani, Federico Umberto D'Amato e Mario Tedeschi. Oggi in aula, prima della Camera di Consiglio, Bellini ha ripetuto di aver ucciso in passato ma che con quella bomba lui non c'entra nulla. Secondo il Tribunale invece è lui quel volto che si intravede in un fermo immagine girato da un turista svizzero alla stazione quel giorno. La moglie, che all'epoca dei fatti gli aveva fornito un alibi, in questo processo ritrattato. La sua deposizione è stata fondamentale per l'incriminazione. Ed è tutto, l'informazione torna domattina alle 7 con la rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi e buonanotte.